Ninetti, bentornati in un nuovo video. Oggi un video super mega bellissimo. Guardate, si riesce a capire che cos'è? Sì, secondo me sì, è un super mega haul da parte di Le Bimbi, il sito creativo, quello dalla quale io acquisto sempre. Insomma, già lo conoscete, ve ne parlo sempre tantissimo. Questo è il suo mega bigliettone da vista con scritto grazie, sempre sempre bellissimo. E quindi vi faccio vedere in questo video tutto ciò che ho acquistato dalle Bimbi, perché ho preso molte cosine nuove che non avevo mai preso prima. Scusatemi, vi ho anche mosso. E tra l'altro ho preso anche cosine che mi servivano, quindi ho fatto davvero un ordine abbastanza sostanzioso ma molto molto creativo. E non vedo l'ora di farvi vedere tutto, perché così potrò anche iniziare a utilizzare tutto. Quindi adesso vado a spostare il cartone e inizio a spacchettare tutto. Come prima cosa c'è il suo omaggio, e questa volta come omaggio mi ha messo questo qua che ve lo faccio vedere, visto che so che magari a qualcuno potrebbe essere utile. È uno di quei bracciali pronti fatti con questa specie di corda. Voi semplicemente lo chiudete, potete aggiungerci dei ciondolini o utilizzarli anche semplicemente così. Molto molto carino, anche il colore molto molto estivo, quindi grazie mille Eli. E adesso andiamo avanti nel vero e proprio ordine. Prima di tutto ci sono queste due scatoline che ora andiamo ad aprire, perché sono piene di varie cosine. Quindi vado ad aprire la prima. Qui intravedo già le paste modellabili. Oh, ci sono tante cosine, vediamo qui. Ah, ecco qua. Allora, ho preso un pigmento fosforescente per provare a fare varie prove, varie ed eventuali. Ho preso quello bluish green. Io non so se riesco a farvelo vedere, perché comunque c'è la luce sopra. Quindi niente, vi metterò magari una clip adesso in cui farvela vedere. Quindi ho preso questo qua, ed è il barattolino da 8 grammi. Poi ho preso un po' di paste modellabili. E ho preso il fimo bianco, che ovviamente acquisto sempre, e siccome lo stavo per terminare ho preso il fimo normale di nuovo. Questo qui, semplicemente, per chi non lo sapesse, è il numero 0, semplicemente lui. Poi ho preso un panetto di fimo professional doll art, quindi quello indicato proprio per la creazione delle bambole. E questo è il color rosé che mi ha consigliato Maria Tortorici. Grazie mille Maria. E me l'ha consigliato perché mi diceva che questo è un po' più duro del fimo normale, e appunto ne ho preso per ora il panetto piccolo per provarlo, perché se è un po' più duro in estate tipo una manna del cielo, e acquisterò eventualmente il pacco quello più grande. Però per ora ho preso questo qua, che è quello come colore uguale, se non simile, ma io direi uguale al flashlight normale di Fimo Soft, quindi è quello sicuramente più adatto per me. Lo proverò comunque, vi farò sapere. Questo qua comunque già è il panetto da 85 grammi, quindi già è comunque più grande di quelli normali. E poi ho preso semplicemente due panetti di Fimo Effect bianco trasparente, che è il numero 014, che come sapete è uno dei panetti senza la quale io non potrei, senza i quali anzi io non potrei assolutamente mai creare, e quindi ho ripreso il lavoro. Poi ho preso un'altra cosina molto molto carina. Ho preso questo qui, che è uno stampo che volevo da un sacco di tempo, ed è, se esce ve lo faccio vedere, è lo stampo per creare il cristallo, quello con la forma normale a punta. Guardate, stralucido e ha una dimensione perfetta. E niente, io lo volevo troppo per creare da sola dei cristalli, o magari metterci qui dentro delle creazioni in film e poi metterci la resina. Insomma, ho un po' di idee, sinceramente ho davvero un po' di idee, mi piace tantissimo e non vedevo l'ora di acquistarlo. Questo è il silicone normalissimo. Ta-da! Questo non vedo l'ora di provarlo, lo proverò sicuramente oggi. Poi andiamo ad aprire quest'altra scatolina. Allora, qui dentro abbiamo una mega bustona di anellini ramati, semplicemente perché non c'erano quelli bronzo, ma il rame è quello che si avvicina più di tutti e mi serviva proprio questa dimensione. Se non mi sbagliano tipo 300 pezzi, qualcosa del genere, quindi stra gigante. Poi, ah sì, poi ho preso questa qui che è troppo bella, ve l'apro per farvelo vedere perché è troppo troppo bella. Ho intenzione di farci un mini acquario all'interno con ovviamente una mini sirenetta. E guardate che carina, è troppo bella, è tipo questo cilindro in vetro con questo qui abbinato, che poi voi lo chiudete, ovviamente lo andrò anche ad incollare, e qui avete già il buchino per il ciondolo e viene fuori così. E secondo me è bellissima, io avevo proprio in mente di farci dentro
un qualcosa, voglio crearci un mini acquario, non lo so, vedrò cosa crearci, ma insomma mi piaceva tantissimo l'idea e ne ho preso solo uno per adesso, e se vi piacerà l'idea una volta che avrò realizzato all'interno la creazione, insomma sicuramente ne acquisterò altre, quindi c'è questo qui. Poi ho preso un po' di pigmenti per l'ex nuovi, ho preso questo qui che è il, vediamo, Grey Lavender, quindi è il numero 645, questo qua, io vorrei aprirli per farveli vedere, ma ho sempre il terrore che faccia uscire troppo pigmento all'aria. Allora, ci provo, Ecco qua. Questo è il Grey Lavender ed è bellissimo. Sono dei colori che non avevo assolutamente, che io utilizzo soprattutto anche per la resina, oltre che ovviamente sul filo. E quindi ne ho approfittato e ne ho preso un po' di colori nuovi. Quindi c'è questo qui. Poi ce n'è un altro e c'è questo qui che invece è il 644 Reflex Violet. E anche questo qui è un bellissimo viola, molto molto bello questo qua. Guardate che carino. Vola, 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 aiuto. Eccolo qua, è un viola bellissimo, secondo me merita tantissimo questo viola qui. E ho preso questo. Poi ho preso questo qui, che è uno dei colori che volevo da tantissimo tempo, che è il numero 634 Sapphire Blue. Ed è, vedete quanto è bello, questo qua è bellissimo. Oddio, guardate le mie mani, oddio, super mega colorato, è troppo bello. Vi faccio vedere anche questo qui. Ta-da! Guardate quanto è bello, è la fine del mondo, ditemi se non è bellissimo, guardate, è un bellissimo blu che steso diventa quasi celestino, è fantastico, mi piace da morire. Questo qua anche lo volevo da un sacco di tempo, però era un po' di tempo effettivamente che non compravo pigmenti per l'ex nuovi, io ne sto facendo la collezione in realtà. Poi ho preso una confezione di moschettoni neri, anche qui mancavano quelli bronzo e non c'erano neanche ramati, quindi ho detto va bene, li prendo neri che comunque ci stanno bene, insomma molto neutro, quindi ho preso semplicemente neri. E poi ho preso delle cose nuove troppo troppo belle, guardate, adesso vi faccio vedere tutto quello che ho preso. Allora, dalle bimbi sono arrivati i pigmenti Chameleon, che sono i pigmenti camaleontici. Ho preso questo qui che è il Golden Kelly Green Blue, che sarebbero esattamente tutti i colori che si vedono all'interno di un pigmento. Io cerco più o meno di farveli vedere, però guardate. E ovviamente li proverò, anche se queste bustine stanno tipo fuoriuscendo un pochino, ecco di cosa mi stavo sporcando all'inizio, quindi cercherò di fare molta molta attenzione. Però ecco appunto, ho preso questo qua, poi vediamo tutti gli altri colori, ho preso questo colore qua che invece è quello che ha all'interno blu, purple, red ed orange, guardate che bello anche questo qua, fa un sacco, non so, forse da dietro si vede meglio, fanno un sacco di luci, ora non essendo la luce naturale non so come farvelo vedere più di tanto, però è troppo troppo bello. Poi ho preso questo qua invece che è Chano Blue Purple Red. Guardate questo qua quanto è bello. Bellissimo, vi giuro io mi sto iniziando, cioè guardate le mie mani, sono diventata anch'io un camaleonte, è perfetto Nina. Questo anche è stra bello, ho preso questo qua. E poi c'è questo qua che sicuramente sarà tra i miei preferiti visto il colore ed è Violet Blue Green. Guardate che bello. Troppo troppo bello, non vedo l'ora di provarli questi colori. E poi ho preso, siccome le bimbi ha fatto le confezioni di glitter che avevo già preso in precedenza, ha fatto finalmente delle bustine più piccoline in modo da poterli provare e poi eventualmente comprare il barattolino quando decidiamo quale colore ci piace di più, ho preso anche qualche bustina di glitter. Ho preso questo qua che è praticamente, a proposito, sono i glitter della Prokima, ecco che ogni volta mi dimentico di dirvelo, sono glitter creati dalla Prokima e questo è il Prokima numero 502, sono gli olori Graphic Gold, guardate che belli, oh, sono bellissimi, fanno un sacco di luce. E ho preso appunto la bustina, all'interno ce ne sono 2 grammi, quindi non è tantissimo, però non è neanche pochissimo se vogliamo provarli, visto che comunque costano davvero poco. Io ho acquistato qualche bustina perché prima di pagare il barattolino intero voglio appunto decidere se mi piace, se è un colore che posso usare, e quindi appunto ho preso il gold che volevo assolutamente provare. Perdonatemi le mani tutte un po' colorate, però va bene.
Poi ho preso il bottle green numero 037, che è di questo azzurro barra verde molto scuro. Questo è molto molto carino, che mi da provare. Poi ho preso questo qui, che è il numero 011 copper, anche questo molto molto bello, molto luccicoso. Poi ho preso questo, che in realtà avrei preso direttamente la boccetta grande perché ero sicura che mi sarebbe piaciuto, infatti è molto molto bello, ma comunque ho preso questo qua, è del Violet. E poi ho preso questo qua invece, che è il numero 005 Dark Blue, quindi un blu scuro, molto molto carino, soprattutto le luminescenze sul celeste che dà, mi piacciono tantissimo, quindi ho preso anche questo qua. E poi ho preso questa qui, che è sempre la confezione piccola di un barattolino, che è invece il White Red Green numero 422, e anche questo mi sembra molto molto carino, però adesso che lo vedo mi sembra più simile a quelli a che ho già, quindi non so appunto se comprerò il barattolino grande, però lo proverò lo stesso perché comunque sono colori che a me piacciono tantissimo, quindi c'è questo qui. E questo era il contenuto del secondo pacchetto. Adesso vado a prendere tutto il resto, perché ovviamente non è finito. Ho acquistato una confezione gigante di chiodini, questi qua già fatti con l'occhiello, che sono molto più comodi, hanno anche la dimensione giusta per me, quindi ho acquistato questa mega confezione. Ho acquistato la resina che avevo terminato e ho preso la confezione da 800 grammi, ovvero 500 grammi di A e 300 grammi di B di Fit Crystal, che tra l'altro ha cambiato non il colore, il packaging, il disegnino davanti, e mi piace da morire, questo è molto più magico. Quindi ho ripreso la resina, che come sapete io con questa mi sto trovando benissimo, e l'ho ripresa perché avevo completamente finito la confezione da 1,6 kg che avevo. Poi ho preso un mega pacco e sono un bel po' di pezzi delle mie amate scatoline nere, quelle che uso per spedire le mie creazioni. Sono le mie preferite perché sono quelle più rigide e sono anche più, non lo so, il fatto del nero semplice mi dà un senso di professionalità un po' più carino, non lo so perché. Però insomma ne ho preso un bel po' perché tanto le uso per spedire, quindi c'è questo mega paccone. Poi ho finalmente acquistato la confezione gigante, perché è quella più grande, della colla B6000, che è una colla fantastica, buonissima, che vi consiglio alla grande, anche in combo con l'Attack vi rende le cose indistruttibili. Ed è questo tubetto qua, finalmente ho preso il tubetto grande perché Umberto, il mio caro amico Umberto, mi ha detto compra quello grande che ti dura di più, perché lui gli dura tipo anni, e quindi ho preso quello gigante, che è fantastica, questa colla la amo, veramente fantastica. E poi ho preso due cosine nuove, che sono due fogli di Polish Rink, che sarebbe quella carta sulla quale voi potete andare a colorare, disegnare, e poi la mettete in forno e vi create quella specie di ciondolini di semi plastica, io chiamerei plastica, e sono molto molto carini, e l'ho presa sia per provare e sia perché ho in mente di realizzare per voi tanti di questi ciondolini da inserirvi nei pacchetti. Ogni volta che farete un ordine avrete in regalo un ciondolo con un mio disegno, disegnato proprio a mano, realizzato il momento, insomma, e vorrei creare questa cosa per voi. Sarà un pochino il mio, come se fosse un mio biglietto da visita, un mio marchio distintivo, anche se il biglietto da visita ci sarà sempre nel pacchetto. Riceverete nel vostro ordine, insieme alla vostra bambolina, insieme alla vostra creazione, anche un ciondolino fatto da me, insomma, col Polish Rink. Quindi ho comprato due fogli perché appunto voglio provare a vedere se sono capace, se mi vengono bene, e se mi vengono bene li troverete d'ora in poi, sicuramente ve li farò poi anche vedere. E quindi sì, ho preso anche questa qui per provare. E quindi niente, questo è stato tutto il mio mega mega ordine dalle bimbi. Come avrete notato, ho preso tante cose nuove, tantissime cose che volevo provare da un sacco di tempo, più cose che ovviamente mi servivano. E niente, io spero che questo video haul vi sia piaciuto, che io vi abbia tenuto un po' in compagnia come al solito. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace a questo video se vi sono piaciute le cose che ho acquistato. Fatemi sapere qui sotto con un commento qual è stata la cosa che vi interessa di più e cosa volete vedere magari nel prossimo video, se volete che uso qualcosa in un video per farvi, non lo so, recensioni o farvi vedere come funziona. E noi sicuramente ci vedremo molto presto con qualche video scopriamo con la resina. Io vi mando un bacione gigantesco, Ninetti, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!